C'è stata la conferenza stampa del tecnico Baroni che ha detto ai giornalisti di aspettarsi ancora qualche sacrificio da parte della società, qualche altro acquisto. Si sono fatti anche dei nomi, Buchel, Zampano. Ma non si tratta di sacrifici, si tratta di un programma che noi abbiamo, il mister lo sa, e sa che noi ho sempre detto di stare tranquillo perché quello che manca noi lo faremo e lo faremo perché crediamo che questa squadra abbia bisogno ancora di qualche tassello per essere competitiva e per giocarsi il campionato. Noi stiamo ripartendo praticamente da zero, abbiamo cambiato circa 20 giocatori. Il programma, lo abbiamo detto all'inizio, è comunque un programma a medio termine, perché è chiaro che fare proclami così ripartendo veramente da zero non è mai facile, però sappiamo benissimo che dobbiamo lavorare molto e cercare di lavorare bene, sbagliando il meno possibile, perché sbagliare non sbagliare non è possibile, però sbagliare il meno possibile. Baroni ha detto di voler contare su Bjarnason, però Bjarnason potrebbe anche andare via. E poi, Presidente, la situazione invece di Sforzini al momento qual è? Ma io so che c'è un forte interesse della Salernitana su Nando, perché sicuramente magari non sarà un giocatore che rientra nei piani del mister, ma sicuramente è un giocatore importante, un giocatore che per la categoria, che sia per la Serie B, soprattutto per la C, anche se la C della Salernitana di fatto è un programma a vincere, a stravincere il campionato, è di assoluto valore, quindi mi auguro che Nando possa trovare quello che purtroppo per grande sfortuna non ha trovato a Pescara. Bjarnason? Ma io sarei la persona più felice del mondo se rimanesse con noi e se tornasse ad essere il Bjarnason che abbiamo visto l'altro anno e ci desse una mano per partire per degli obiettivi importanti.